Di bischi. O non vorrà restare qui con un morto di peste? Sicuro è. Se brucio il cadavere siamo belle a posto. Beh, non è mica male come idea. Presto, al lavoro. Su, voi donne accendete subito un bel fogone. E voi venite qui. Sì. Venite, ecco. Aiutatevi. Prima ci si leva di turno e meglio è, piano. Antico, ma che fate? Siete ammattiti. Oh, che scherzi, tu sei morto di peste e ti si deve bruciare. E la peste è mia anche questa budellona. Il solito secco e piglia le ciucche, eh? Tanto per cambiare. Un goccetto solo contro la peste, messer Gianni, tanto per non finire terra da picco. Vai, conoscevo bene il tuo nonno io e beveva il brodo con la forchetta. Su, vai in cantina e porta da mangiare e da bere per tutti. Su, vai, che siamo tutti stanchi del viaggio. Signor sì, messer Gianni. Forza, accomodatevi, amici. Cecco, sono 40 anni e sta con noi e sono 40 anni e piglia sciucche. Intanto che s'aspetta, Gianni, perché non ci sollazzi con una delle tue novelle? No. Va bene. Allora, vi racconterò d'un proposto che conosceva bene le sue pecorelle e che invaghitosi d'una giovane e formosa vedovella tutto si sdelinquiva nella voglia bramosa di possedirla. Che belle mele che c'hai, donna Piccarda! Rosate, vellutate, meravigliose da cogliere ambresse. Sì, non c'è male. Quest'anno in raccolta è chiuda proprio buona. Assaggiate che zucchero che soffra, pace qua! E sono anche belle sode! Grazie, donna Piccarda, come sei buona! Ehi, come va, voglio? Buongiorno, fra Pasquale. Buongiorno. Devo venire a parlarvi per l'appalto del terreno della canonica. Ma andiamo a solita.
Mandatemi Piccarda. Penso sempre a una cosa. Voi, Fra Pasqua, che avete fatto? Vi siete bruciato un naso. Donna Piccarda, guardate che naso sono bruciato. Ha già bruciato tutta cosa. Visita veramente. Tutto un incendio sono. E tu sola, Piccarda mia, puoi smorzare questo incendio. Ricominciamo. Senti, Picca, cavo fa una bella confessione. L'ho già fatta ieri sera, Fra Pasqua, e se muoio me ne vado in paradiso. No, non ci andà. Fa prima un peccatuccio con me. Che vergognato. Come vi permettete di parlarmi così, in questa maniera, fin da chiesa? Patite, quello lo spirito è forte, ma la carne è debole. Donna Piccarda, aspettami! Lasciatela sta! Piccarda, un momento, Piccarda, un momento. Piccarda. Ma non dovevamo parlare di qualcosa? Eh sì, Fra Pasqua, dovevamo parlare della concessione del terreno. Noi lo coltiveremo bene. Piccarda, già c'ho una mia. Io chiudo, guarda, e giù me ne va che capa. Fra Pasqua, voi servite il Signore, state va a corta, se no fermite dritta all'inferno. Io già ci sto all'inferno, femmina crudele. Non fa così, Piccarda, tu non sei più una guaglione. Tu sei vedova, hai già provato l'estasi matrimoniale. Ma è possibile che tu non senti il desiderio dell'amore? Ma che pensate? Che se tenesse voglia di far l'amore, me la venisse a levare con un vecchio patente come a voi? Piccarda, come ti permetti? Ricordati che sono il tuo proposto. E allora facito proposte e statevi al vostro posto, perché voi siete peggio di chi lulla. Poverita. Come guarda? Eh? Io mica sono porco come te, lo sa. Che hai fatto con Rusaniello da sposa? Ma che ha già sposato, quello non tiene ne manca la camisa. Frate mio, femmine guadagnare non se ne trovano più. Io tengo una bella dote, 250 ducati, una vacca, 12 galline varole e un ciuccio giovane. E sposa tuo ciuccio. Uè, Giuda, non ti offendere, ma tu sei brutto con mano guai e notte. Già, perché voi due guardate solo la bellezza esteriore, le doti di onestà e virtù per voi non contano proprio. Io ha già preferito fare serva a voi piuttosto che vendere le carni mie e mietà la strada. Ma chi t'ha catta? Tu sei una squarfana. E voi siete tre strunza. Qua tre, si sì, maruio. E contate uno strunza e mietà a testa. Picca, a dove si sta? Lasciatemi stare, fratelli miei. In chiesa sono stata, in chiesa, a parlare con Fra Pasquale per quell'appalto. Ma chi è proprio un fetente? Hai già capito, è ritornata all'attacco. Proprio così. E a chi l'accende? No, ma si pazzo. Vuoi finire in galera e poi con l'appalto come faccio? Ce ne ritte sta a posto su. Ecco, ma no, gliel'ha geritta sì. Ma chi non può proprio sentire ragione, non capisce più niente, se ne chiude i capa. L'altra sera in confessione, ma pigliate la tizza a mano. Fra Pasquale si ha pigliato a mano la tizza sola. E tu che hai fatto? Gli ho dato un calcio. Ah sì, e isse che ha fatto? Che ha fatto? Isse m'ha detto, dammi un altro calcio e fammi toccare la tazza.
Io mo sai che faccio, Cic? Vado dal vescovo e denuncio la proposta. E se poi Fra Pasquale nega, si dice che non è vero. Già. Bisogna farla acchiappare sul fatto, Piccardo, stammi a sentire. Tu li aricere che accetti le sue proposte e muori dalla brama di giacerti seco lui. Ma tu che stai dicendo? Mi mangia cucca con chi lo scarrafone, oh! No, e qui sta l'idea. Adesso ti spiego. Ma come può pensare che io... Siete. Tu lo devi solo invitare. E Fra Pasquale deve solo accettare. Figuriamoci se non accetta. Chi le vecchie, pretende e rattuzzo. Ossaggio, è pure figlia entrò. Tende! Tu tazza, sta già a parlare. Che c'è? Siete, c'è sta nonna da pregola. Non più giovane, ma sano, robusto, pisallone. Se tu ci fai un favore, Ciudazze, noi lo presentiamo e ti aiutiamo a combinare sto matrimonio. Io vero? Ecco, come no? Sicuro, tu giuriamo. Che già fa? Dito. Ti avessi cuccato con Fra Pasquale. Facendo finta che so io, hai capito? Tanto al buio e femmina sono tutte uguali. Ce lo fai questo favore? Un pisellone. Un pisellone. Ma io mi sposiamo con... Ma no con una, ma con 10 Fra Pasquale. Brava, brava. Sì, è così. Piccola sono mia, ma è proprio vero. E che va già a dire, Fra Pasquale mio? Non l'inferno addosso lo tengo pure io. E siete stato voi, la colpa è tutta vostra. Ma tu che dici, piccolo? Che dico? Una femmina può essere virtuosa quanto volete, ma io so fatte di carne, non so fatte di legno. Pure io, piccolo, pure io non sono di legno. Le vostre insistenze, le vostre parole ardenti, sì, mi hanno fatto breccia dentro all'anima, Pietro. All'anima mia. Queste sono parole, picca. Ma mo, la femmina fai fatto. E ci metti a fare queste cose in tua cortina? E tu? Io vengo pure a casa tua, nella tua stanza. Ma ci stanno i fratelli miei, potrebbero sentire. E noi ce ne stiamo zitto. Godiamo in silenzio. Ecco, giusto. Fra Pasquale, però, voi siete un poco passati il... Io sono ardente, esuberante. Non è che mi facete restare insoddisfatta. Picca, non ti preoccupare. Che io stanotte ti faccio per i suri ciaverri. Fra Pasquale! Eccellenza! Fra Pasquale, ma cosa state facendo? E che ti posso rispondere? Che sto facendo gli esercizi spirituali. Vergogna! Vergogna, anatema su voi! Peccatori! Ma guardi che figlia è candida che ci mise in compagno. Parole sante. Sì, io vi domando perdono, eccellenza. Lo spirito è forte, ma la carne è debole. Io ci ho resistito, ma di fronte a tanta bellezza... Maronna Ruga, e chi è questo scarrafo? Maronna mia, un diavolo! Maronna mia, no! Disgraziato peccatore! Fra Pasquale! Quale terribile penitenza dovrò darvi? Eccellenza, e più penitenza è che... Eccellenza, più penitenza è questa! E se quella penitenza gli fosse servita per guadagnarsi il paradiso, eh? Il paradiso è qui, ma su questi colli! Ah, ma sentitelo! Caro Guidarino, quando una donna un vuole... Ah, madonna, non dite questo, eh? Le vie per giungere alla passera sono infinite. Ve le racconto. La linea della vita, la linea dell'amore e la linea della morte. L'amore e la morte. Chi ama muore e chi ti soffotte crepa. Buongiorno. Ah, non ho preso neanche un beccacino. E di, cosa sta facendo, Bogera? Zitto, signor mio, questa zingara mi sta l'eser nella mano. Ah. E entra la mano soia non ci stanno segrete per la zingara, mio signore. Tu sia portatrice d'amore e di muerte. Di muerte? De muerte? Certo, è la verità, madonna contessa. O marito tuo, o l'uomo con cui tu avrai congiungimento carnale, schiatta, crepa, mora. Lutto e disgrazia. Signora Zingara, sono il suo marito. Dico, sono io che deve fare quella morte lì. La zingara non dice che sei tua, marito, signore. Ma qui sta scritto. Da oggi medesimo stessa, giorno fatale, te picchio, picchicchio, pistacchio, micchicchio, micacchio, lo primo uomo che possiederà questa ciaciosa donna femmina, crepa, schiatta, mora, lutto e disgrazia. Ma sono io quello? Campa via, stregasa!
pistacchio, mi chicchio, mi cacchio, qui si vuole. Sono queste malinconie, sono tutte ciacole, cosa ti sta preoccupando? Sì, sì, tutte ciacole e ciacole. E se fosse vero, che interesse che avrei avuto quella zingara a raccontarmi delle farfalluche? Signor Conte, signora Contessa, mi non dovrei intromettervi. Vabbè. Ma una volta una zingara ha aggredito a mio fratello Nane, e se gli avesse tradito la sua mogera, gli avrei perso le due balotte. Lui non ci ha creduto. No. Salo come lo chiama adesso? Nane senza male. Dica sentio. Ma non ti vorrà mica dar retta a Ginulfo. E vi non dorete a Ginulfo, non dorete alla zingara. Ma mi non voglio morire. Ecco, piuttosto vado con le altre femmine. E mi cosa faccio? Non vado con nessuno, mi? Eh? Ma se è colpa tua, ostrega. Ti dà la mona velenosa. Se mi accostati per fare il mio dovere settimanale, resto lì secco. E forse... forse si potrebbe trovare un marchisigno per sfuggire al destino avverso. Non so. Non so, ci vorrebbe un'idea. Ecco, bisognerebbe trovare un cristiano che venisse a letto con te al posto mio. Tanto poi, vero? Ginulfo, vecchio amico mio, vuoi sacrificarti tu? Tanto dite vecchio? No, no, mi dispiace. Vigliacco. Andemo, Guidobaldo, non ti vorrà mica tener conto di quel che ha detto la zingara? Ah. Ma mi non voglio rischiare, preferisco che tu mi metta un cornetto o il primo che capita, ecco. Un cornetto? Ma... mi, quando sono lì, la dimensione del corno non posso controllarla con quel che godo a fare. Pazienza, se meglio un corno anche grande, piuttosto che la mia vita. E poi, la dignità. Basta che nessuno sappia, vero, come ha detto la zingara. Tanto quello dopo muore, Fior Conte? Ideo. Scusi, fior, ma che sei un giovane che la cerca, un certo Rufolo da Chioggia. Meraviglioso! Questo sei proprio come il vino nel brodo. Ah, tu fallo entrare quando ti senti suonare, eh? Ah, aspetta, dighe che sto giocando a scacchi col gatto. Come, signor? Ma va che aspetti, sbrigati, mona. Subito, signor. Dovete aspettare un poco. Mi dispiace, ma è perché il signor Conte sta a giocare a scacchi col gatto. Ah, bene. Con chi sei che sta a giocare a scacchi? Col gatto. Ah, ecco. E chi sei che vince? Mi non so, signor. Oh, ecco. Potete entrare, signor. Il tuo nome? È Francesca, signor. Per servirvi, signor. Dopo. Dopo. Buongiorno, signor Conte. Oh, caro dottore, come state? Come state? È molto tempo che non si vedevo, vero? Molto tempo. Perché lui è dottore, vero? Mi? Certo, signor Conte. Patrona, signora. Lo conosce la mia mogliera, la contessa? Oh, ma prego, prego, sedetevi. Non sta a fare complimenti, prego. Grazie. Sedetevi. Anche tu, cara, sentite, per favore. Grazie. Insomma, in questa casa col culo per terra che devo star solo che mi comodi. Ginulfo, vecchio scimmio, versa da bere all'ospite, cosa ne aspetti? Vegno. Attenta che si versa piano. Ginulfo, versa da bere. Cosa che pare di questo vinello delle mie terre, È un po' asprigno. Ed è il suo merito. Alla salute. No! No, Floriana, tu non puoi bere perché ti fa male. Ti dà il foruncoletto sulla coscia, benedetta. Tieni, va con Dio, vai, caro. Cosa è fatta? Ma bisogna stare attenti, perché la signora contessa c'è molto onesta e timorata. Potrebbe pentirsi e tirarsi in drio all'ultimo momento, Che cara son, Ginulfo? Andiamo a vedere.
Adesso è proprio morto. Buore, però gli aveva una bella vitalità. Va a chiamare qualcuno per portarlo via. Subito, corri, via, corri. Come andiamo? Sto pensando a quella poveretta della mia moglie. Si sacrifica anche a ella. La contessa cosa non faria parela, signor conte? Se è una santa. Una santa. Sì, una santa. Vediamo. Sì, si è alzato buono, ma dove sta il dinero? Qui. Ciao. Adesso vado a leggere la mano alla moglie di un po' di stacco. Aspetta un par di giorni, Benedetta, sono stanco. Stanco morto. Ah, si è trovato buono sistema per fottere. Sempre per quell'antico proverbio che dice ogni marito, anche il più fiero. Meglio cornuto che al cimitero. Io per me posso fare anche a meno della zingara. Con la zingara senza te con me non ci riesci. Te l'ho già detto, quando una donna un vuole, non c'è nulla da fare. Già, ma quando vuole invece, Anche le vie per giungere al baccello sono infinite. C'era un bel frate giovane, uno di quelli che a vedersi può far venire. Buongiorno, fra Domenico. Buongiorno, madonna. Avete niente per i prati? Un po' di salame e una bella forma di pane fresco fresco, fra Domenico. Grazie. Che Dio ve ne renda merito. Speriamo. Sono 20 anni che di peccati di carne non ne faccio mica. Eppure il signore... Che piacere vedervi, fra Domenico. Ma che bella sorpresa che mi avete fatto. Buongiorno, Martina. Hai qualcosa per il convento? Io ce l'avrei una bella cosa che vi darei tanto volentieri, frate mio. E allora che aspetti, dammela. Una cosa per voi solo. Martina, non sai che devo dividere tutto con i confratelli miei? Una cosa, come posso dire? Ma non lo posso dire? Sentite un po', ma come mai vi siete fatto frate? Così giovane e simpatico come siete, mettersi a fare una vita di stenti e di privazioni. Avevo molte più privazioni a casa mia. Eravamo 12 figli e 2 femmine, allevavamo maiali. Ma eravamo più figli e allora, almeno adesso, mangio un poco, quello che mi passa il convento. Ma l'amore, frate Domenico, l'amore il convento mica ve lo passa. Il peccato che manca nella mia esistenza, l'amore. Perché non vieni a trovarmi qualche volta? Io venire in convento da voi? Ma certo, nella mia cella, e così farò finalmente il peccato d'amore, anzi tanti peccati d'amore. Ma come? È facile, stasera all'Ave Maria, aspettami sotto il fico, ti porterò un saio. Tu te lo metti con il cappuccio davanti agli occhi, così quando entreremo in convento il padre guardiano non si accorgerà di niente. Allora va bene, vengo questa sera all'Ave Maria sotto il fico. Fra Domenico, ecco qua il pane e salame come vi avevo promesso. Grazie. Che Dio ve ne renda merito. Grazie. Ecco qua, quanta e due galline. Come siete buoni, mi ricorderò di voi nelle mie preghiere. Arrivederci, fra Domenico. Arrivederci. Allora questa sera l'Ave Maria sotto il fico, fra Domenico. Ci sarò, Martina. Ne ho viste tante, vita mia. Ma un frate con due poppe così non l'avevo visto mai. Andiamo, va. Chi è che bussa questo convento? Chi è che ha bussato questo convento? Un servo del Signore, fra guardiano. Fra Domenico senza peccato. E allora il Signore si è sempre lodato. Sia lodato il Signore. Entra, fratello.
Finalmente. Aspetta, Martina. Spogliati, che il peccato d'amore riesce meglio da nudi. Perché chiudete così? Siete geloso anche dell'aria. Sì, sì, anche dell'aria. Del resto perché tutta ghindi così? A chi vuoi piacere, eh? Oh via, messer gelosone, non le vorrete mica togliere anche il gusto di essere bella per se stessa? Zitta tu, vecchia puttana! Meglio puttana che bischero. O con chi ce l'hai? In questa stanza di bischeri ce n'è uno solo. Ah, donna, che io ti sputo. Oh via, che tatevi. E poi, signore mio, come potete essere geloso di una donna che tenete sempre rinchiusa di porta e di finestra, senza farla uscire mai, se non quando voi non la tenete per un braccio? Certo, perché le donne ne sanno sempre una più del diavolo. Ma io non mi faccio mica gabbare da una come te, accidente le ci mette. Sempre chiusa dovrai rimanere, sempre chiusa, perché le donne le son tutte puttane, tutte! Esclusa la sua mamma. E se dovete andare al cesso, andateci subito, perché io chiudo tutta a chiave e torno fra un'ora. Grazie, non c'è bisogno di nulla. È molto meglio così. Martuccia mia, non ne posso più, credimi, di questa vita di clausura. A pensarci bene, ne era di molto meglio se vi facevate monaca. Almeno uno straccio d'ortolano avreste sempre potuto rimediarlo. La gelosia l'è in gran brutto male, davvero. T'assicuro che mi fa venire la voglia di mettergli le corna. Anche se dapprima non ci pensavo neppure. Le corna? E come potreste mai, chiusa in cassaforte come siete? Qui ci sono solo io, ma va sicuro che benché vecchia, e son donna come voi. Eppure, Martuccia mia, almeno una volta con gli occhi le corna gliel'ho messe. Davvero? Sì. Tu l'hai visto, vero, quel giovanotto che abita qui accanto a noi? Messer Filippo il dipintore? Sì, proprio lui. Come dipinge le madonne lui. Lo sai, Martuccia, che io l'ho visto tutto, tutto nudo. Nudo? Beata voi. E come avete fatto? Vieni qua, che ora ti mostro. Aiutami a spostarla. Sì. Adesso non c'è. Oh. Ma guarda, guarda, che l'è andata a scoprire. Oh, come avete fatto? E c'era un topo che mi impauriva ogni notte. E io per vedere da dove entrava, scoprì questo pertugio. E poi si sa la curiosità del fermine. Oh, che cosa meravigliosa! E che vedi? Quando guarda io non si vedeva nulla. È vero. Perché sono così vogliosa? Vostro marito, la lunetta, vostro marito! Adesso. Eh? Poi che c'è da ridere? Madonna, mi ha raccontato una storiella così buffa. Ah. Che storiella? Quella del cervo. Sì, quella del cervo. Zitta tu, ciabattona. A me le storielle non mi garbano. Specialmente quella dei cervi. I cervi hanno le corna grosse. E le corna per un marito? Attenta, donna, io ti strozzo. Ma come siete sospettoso. O perché siete ritornato tanto presto? Questi sono fatti miei. Io esco, entro quando mi pare piace. Intesi? Oh, me, miserella e tapina, che tolsi un marito così tanto ingiusto e crudele. Ma la volete smettere, sì o no, di farla soffrire a codesta maniera? Zitta tu, vecchia cimiciosa. Come osi parlare in questo modo a me? Va subito a preparare la cena, via! E tu, se vuoi prendere una boccata d'aria, t'apro la finestra. Ma sbrigati, perché la richiudo subito. Una boccata di veleno voglio prendere. Andatevene di qui e lasciatemi alla mia tristezza. Dice un proverbio antico e molto conosciuto. Meglio la moglie triste che un marito cornuto. Voi siete? Sono la vostra vicina. E perché avete rotto il muro? Sono prigioniera e mio marito mi tiene sempre qui rinchiusa. Beh, da quel po' che vedo gli ha ben ragione a essere geloso di voi. E se si potesse allargare un po' questo pertugio... Oh, no, vi prego. Sono io che vi prego, Madonna. Se voi oggi mi avete cercato,
Vuol dire che sentite di me desiderio come io di voi. Cosa mai si potrebbe fare, mio Adamo, attraverso questo piccolo pertugio? Beh, intanto ci si potrebbe dare un bacio. E poi si vede. Filippo. Amore mio, quanto tempo t'ho aspettato. O perché oggi non venivi più? Ho dovuto attendere che il mio marito uscisse. E io intanto a bruciar di voglia. Io non resisto più, Brunetta. E io allora, Filippo, non sono mica di ferro io. Se è per quello io sì, Brunetta, e che ferro. Aspetta. Mi è venuta un'idea. Eccolo, via, 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 vattene. Moglie, che tu stai facendo? Non lo vedete, sto pregando. Non la vedete, sta pregando? Tati tu. E quale santo preghi? San Filippo. Sì, ecco, San Filippo. E a proposito di questo, signor mio, vi chiedo licenza di farmi andare alla chiesa dei frati a confessarmi. Oh, che cacchio, di che ti devi confessare? Dei miei peccati. Dei suoi peccati, messere. Oh, che peccati tu puoi aver commesso, se io ti tengo sempre qui dentro chiusa a chiave da mane a sera. Codeste le son cose che a me non conviene dire a voi, né a voi ascoltarle. O che forse siete un prete. O che siete un prete. Se tu apri ancora bocca, te la chiudo con una scarpata. In quanto a te, non voglio più sentir parlare né di preti né di confessioni. Intesi? Qui dentro tu devi rimanere, è chiusa a chiave. San Filippo mio. Ma se quest'uomo malvagio mi fa confessare, noi due come faremo? La confessione, messer Del Vaglio, è un diritto sacro, eh? È possibile che voi capiate che l'unica maniera di conoscere i peccati della vostra sposa sia proprio quella di darle il permesso di confessare? Senti, bracona, tu va a far la spesa o ti picchiare? Via, va via, va via, peggio per voi però, eh. Oh, vecchio mestolona, come tu credi che io possa conoscere i peccati di mia moglie mandandola a confessarsi? Tu credi che il frate confessore me li verrebbe a ripetere? Certo che no, ma con la mia idea però. Oh, quale idea? Voi la volete conoscere, io non ve la dico, qua. Senti la vaga impressione che tu mi voglia pigliare in capo. Vada, che io ti gonfio come un orfe. Avanti, sputa subito qual è la tua idea. Madonna Brunetta, la conosco bene, l'ho tenuta in braccio quando lei mi faceva pipì addosso. La va sempre nell'ultimo confessionale a sinistra in fondo alla chiesa. E con questo? Se qualcuno si mettesse lì dentro al confessionale ben chiuso e con qualche colpettino di tosse facesse sentire la sua presenza e nel parlare si ponesse in bocca un sassolino per mascherare la voce, tutto sentirebbe di quello che nonna Brunetta non dice ad anima viva e tanto bene il suo proprio marito, messere. Martuccia Cotesta, sì che è una bella idea. Domani mattina di buon'ora tu accompagnerai mia moglie in chiesa. Io questa sera stessa le concederò il permesso. Dimmi, Martuccia, siamo sicure che non sospetterà di nulla. Oh, che dite, sarò vecchia e grulla, ma rincoglionita no, eh. Da tutti voi.
M'avete a benedire, padre, perché di molto peccai. Da quanto tempo tu non ti confessi? Da Pasqua, padre, perché c'è un marito così geloso e così sospettoso che neppure in chiesa mi manda. Già, capisco, allora forza con codesti peccati. Ecco, padre, io inganno il mio marito. Col... e che lo fai? Oh, ma senza volerlo, senza colpa, padre. Il mio sposo mi chiude dentro in camera con di molte chiavi. Ma da un po' di tempo a questa parte, padre, tutte le notti, un uomo m'entra dentro casa e si giace insieme a me. Un uomo? O quale uomo? Un frate. Un frate? Oh, come fai a entrare se tutte le porte e le finestre sono sbarrate? Quel frate dice una formula magica e tutte le porte s'aprono. Ma come può giacersi con te se tu dormi col tuo marito? Almeno così dovrebbe essere, mi pare, figliola. Certo, ma quel frate dice un'altra formula magica e Gervasio, il mio marito, è colpito dal sonno così profondamente che noi due, io e il frate, si fa quello che si vuole e lui non si sveglia. Ma tu potresti negarti e opporti alle brame di codesto frataccio? E così faccio, padre mio, ma lui dice un'altra formula magica e allora io... quante ce n'ha di formule magiche, codesto figlio di puttana? Padre, che sono queste parole? Scusami, figliola mia, la mia scappata, volevo dire che quello non è un vero frate, gli è un diavolaccio. Oh, anch'io l'ho pensato, padre, ma ditemi almeno che devo fare. Stai tranquilla che quel frate o diavolaccio che sia, da oggi in poi non ti potrà dare più fastidio. Davvero? Oh, meno male. Perché non vi dico tu le si è fatto stanotte. Ah, che notte. Messere? No, piuttosto mantello e cappello. Ma non venite a letto, marito mio? No, e stanotte devo rimanere fuori. Già, stanotte deve rimanere fuori. Ma come sarebbe fuori? C'è un affare molto importante, deve essere al più presto ad Arezzo. Sì, ad Arezzo. Ma non ti preoccupare, sta tranquilla. Tu metti il catenaccio dal di dentro, io lo metto dal di fuori e t'assicuro non verrà nessuno. Oh, ma chi potrebbe mai venire a disturbare? Oh, nulla, nessuno. Buonanotte, mia cara. Buonanotte a voi. E mi raccomando, Brunetta, metti il paletto. Certo che sì, il paletto. Vieni, vieni, frataccio della malora, che ti dice il busso me bene il croppone. Vieni, brutto topo di fogna! Te lo preparo io, un bel piattino. Anche se piove, non ti preoccupare che ti aspetto lo stesso, brutto bucaiolo. Deve venire. Anche se mi fradicio fino all'ossa, a me le corda un bene fa nessuno. Bella bocca, stringere i tondi bianchi, finché sei forza tocca, fino a che non ti stanchi. Maggi romanti, strette potenti, viva gli amanti, viva la porta, viva la porta. Ehi, disgraziati, dove andate? Mi lasciate solo!
voi siete masnadieri? No, siamo fraticelli della buona carità. Gaspari, che se viene solo 8 fiorini e 4 paiocchi? Di disgraziato morto di fame, non hai fatto fare tutta sta faticata per niente. Scusate, messeri briganti, vorrà dire che la prossima volta porterò più denaro con me. Che famo, Gaspari? Intanto se rifamo con lo vestito, sfogliatelo, nulla. Ma che fate? No, che fumo, eh? No, questo no. Ma... sto brutto figlio della vacca. Marco, mi devi dare qualcosa per coprirmi, che devo stare fuori tutta la notte, si è capito o no? Ma come? Ti sono preparato pure l'acqua calda per fartelo un bagno, sta pieno di stella. E la cena te, guarda, guarda, ti sono preso pure lo tartufo de norcia, che sta in grifa e se smuovere un umacone che è sempre moscio. E mo c'è il coraggio di dimmi che stai fuori tutta la notte. Ah, oh, ma che ti piglia, mo ti ingazzi per colpa? Ma che colpa mia se lo marchese mi ha detto che devo assistere lo parto della vacca? Cioè devo dannare, no? Ma che, non ci stanno gli altri contadini? Eh no, perché quello bravo che fa scavare le vacche so io. Eh già, si capisce, perché, perché io con un marito come te se non rimango incinta per virtù dello Spirito Santo. Ma che vuoi, ma che stai a dire? Ma come che voglio, voleste fare l'amore una volta, no? Ma se io mi spiego con te, come faccio a lavorare tutto un giorno per un marchese? E allora, perché non ti sei sposato un marchese? A Marco, non sai che ti dico, ma vaffanculo, ci vediamo domattina. Ma penso sempre a fregare. Così, pure io mi sono fatta lo bagno proprio per senza niente. Forza crepa lo marchese, la vacca e pure l'ubidello. È tutta roba buona. E ci sta pure lo tartufo de norcia che... che, come dice la comare mia, fa grifa perfino li morti. Puoi assaggiare? No, grazie, io sono vivo. Beh, con tutto il freddo che ho preso, mi è venuta una fame. È buono, eh? Non l'hai mai mangiato così buono, ti piace, eh? Tuo marito tornerà a casa molto presto. Ma che, quella è da far sgravare la vacca dal marchese e fino a domani mattina non ritorna. Bene, allora noi due ci abbiamo tutto il tempo di farci, eh? De facce che? Senti, l'hai mai fatto l'amore alla francese? Ma che? Con quella scamorza frascica di Giannotto non lo faccio manca la burina, figuriamo se poi se lo faccia la forestiera. Te lo insegnerò io, Marcolfa. Sì, sì, e cominciamo con la Francia, eh? E poi, poi se famo tutti gli altri paesi. Come avete fatto così presto, compare Giannotto? Perché quella, la vacca, non stava gravida, era gonfia. Ci ho mollato un bar di cazzottone sulla panza e si ha mollato due scurecce e si è liberato. Ha capito, con due scurecce. Ma guarda, guarda. Beh, state per bene, compare Giannotto. Buonanotte, buonanotte. Buonanotte, buonanotte, con due scurecce. Ma devo sbrigare, sì o no? Brutta schifosa carogna! Non c'ho sta pozza l'angorpo! Ma che succede, Giannò? Ah, e me lo domandi? Brutta vacca più vacca di quello che sono io a far scorreggiare! Te sei fatto venire un mondone mentre non c'era! E che lo dovevo far venire quando ci stavi tu? Ma io quella figlia da zoccola se la chiappo l'ammazzo! E zoccola pure tu! Ma va a fanculo! Ah, devo io pure a fanculo, eh! Merichello! Meriche! Vieni, chiamando stai, sorta fuori. Che è successo, cumba? Corri, vai a chiamare gli sbirri al paese. C'è sta un uomo nudo a casa mia. Ma tua moglie l'ha visto? Se l'ha visto, sta a fregare con isso. Ma allora, corri, cumba, corri, allora, cumba, tu sei cornuto. Ma che non mi fa ingazzare più? Corri, corri, va, corri. Il sole nasce con voi, Farnessa, ma voi siete più bella. Guido. Eccomi. Vai. Baciamo le mani, Farnessa, e bacerei qualunque altra parte del vostro adorabile corpo. Alle solite siamo, Raniero. Come ti permetti? Chiedo scusa e perdono, ma pazzo di voi sono. Me l'hai già detto troppe volte. E io sempre ti risposi che un miserabile palafreniere quale tu sei, nemmeno di guardarmi si deve permettere.
Ma la canna è giovane e fremente di un palafreniere. Non è più migliore assai appetitosa di quella vecchia e moscia del barone vostro marito consorte. Silenzio, Stalliere. Donna onesta e pura io sono. E sappi che per la tua giovane età io non ti faccio tagliare la testa. Eccomi qua. Scusate il ritardo, le abluzioni. Guido, Guido, i cani sono pronti. I facconieri, gli acceri. Sì, sì, tutto è pronto, eccellenza, all'uscita. Ma gli altri si avviarono già. È una giornata ideale per la caccia. Oggi mi sento in vena. Perlomeno 5 cervi, 2 cinghiali e qualche beccaccino si avanti. Alla vostra salute. Elena, portiamo su, tu sei pronta? Sì, signore. Buon gustaio questa cavallaccia, tutto gli stallone si fa. Andiamo. Prego, baronessa. Cofu! No, niente, volevo frustare il cavallo, ma questo sciocco da palafreniere si era messo troppo vicino e per disgrazia l'ho colpito. Ramiro, Ramiro, è chiaro che tu ancora non sei stato capace di guadagnare la fiducia della mia signora. Ma tu insisti e potrai che te la darà. Speriamo, signor barone, speriamo. Amonene. Vieni, Elena, amore mio, ti voglio far vedere cosa è capace di fare il tuo consorte. Raniero, tu i bollenti spiriti te li deve fare calmare, eh sì, sennò veramente te la fa tagliare la testa. Ma quale testa? La minga ci fa tagliare. E poi prima di arrivare alla testa deve arrivare ai capelli. Eppure riuscire ci devo. Ma ci pensate che quelli nemmeno insieme dormono? Quel mollacchione del marito la va a trovare di notte una volta alla settimana. Costumanza dei signori, dormono in camere separate. Quando il barone ci piglia la frenesia, vado la moglie e bussa la porta. Va bene, ma quando la frenesia ci piglia la moglie? Allora lei vado al marito e ci domanda: scusa caro, chi alla porta bussasti? Buonasera, eccellenza. Aspetta qua, non ti muovere. Può darsi che la mia signora abbia bisogno di te. Dopo. Buona salute, eccellenza. Baronessa, stecchiona mia. La fattura mi fece. E io stanotte a essa ce la faccio. Una bella fattura. 50 volte la voglio possedere. E il barone, che te fa? Anche se mi ammazzano, che mi importa della morte? Tagliate le unghie dei piedi. Il barone sempre se le taglia. Hai ragione. Nobile devo sembrare. E tu nobile sempre. Buonasera, eccellenza. Con buona salute, eccellenza. Che dormite? Oh. Eccellenza, ma come? Oggi la monta dei cavalli ci fu. La cosa mi sommosse il sangue. Mi piego, piccola fandesca. Con buona salute, eccellenza. Cosa guardi? Scusate, barone. Ma vai via, ma la menghiona. Dunque sono con...
inesorabilmente, irremediabilmente connuto un uomo come me, un nobile. A chi uccido io? A che sputello? Dove lo trovo questo potentissimo, stesso onorato vassallo della mia baronia che osò connefecarmi? Connefecarmi? Sono connuto, sono inesorabilmente connuto. Ma che menghia guardi pure tu. Cornuto. Barone Acidolfo da Cigenti, sei cornuto. Ma come faccio a sapere chi fu? Non posso fare un editto e nemmeno interrogatori, altrimenti la mia corna cosa pubblica diventano. Ma che figura di merda ci faccio? Finora nessuno niente sa e nessuno deve sapere. Come? Il bergamotto! Non hai capito? Acidolfo! Ho scoperto la chiave del mistero! Il bergamotto! Qua, quello è un odore che rimane sulla persona. E quello stesso narrato che ci andò con la mia signora. Ce ne rimase addosso! E così lo scoprirò! Aspetta! Intelligente, sì, anche dopo. Grandissimo figlio di puttana. Ma che sei? Ti credevi di potermi fregare? No. Invece i capelli ti devo tagliare. Così domani ti riconosco. Ciao. Buongiorno. Barone eccellentissimo. Buongiorno, barone. Arrivederci. Ma vi volete decidere a dire chi è il condannato e che cosa fece? Quello che fece lo sappiamo soltanto tu e io. Chi è? Non lo so nemmeno io, ma fra poco qua lo sapremo tutti. Ammeggeli. Comandate, barone. Fate venire i palafranieri.
nero, coi capelli tagliati dietro la nuca. E il grandissimo figlio di bottana che lascerà la testa sotto la mannaia. Mi piego. Voi altri, arrabotatevi. Signor Barone! A chi c'ha la taglia la testa? A chi tu grandasse mo fai che bottane tuo pace! Oh.